Eccoci, ciao a tutti, ciao Ezio, ciao Vitali. Stasera Ezio, c'è pure Vitali, grande. Ciao a tutti, ciao Enzo, ciao Vitali, buona Ciao a serata a tutti. tutti. Nuovo meetup del Code Garden Roma, meetup su questa volta argomento molto interessante. Passiamo la palla a Vitali per raccontare un po' di che si tratta e appena possibile partiremo dopo la solita introduzione nostra. Vitali, che dici? Argomento? Di che Sei pronto? Allora, si parla di data science e linguaggi funzionali, come e perché? Vabbè, di data science ultimamente se ne parla tantissimo, sia a proposito che a sproposito. Noi cerchiamo come al solito di vederlo da un punto di vista molto tecnico, quindi far parlare gli esperti. E quindi grazie a un'altra community che si chiama Haskellita, che cerca un po' di raccogliere tutti gli sviluppatori interessati ad Haskell e a quei linguaggi funzionali che un po' sono collegati ad Haskell e assomigliano ad Haskell. In questo caso vedremo una cosa dedicata a Scala, perché Scala è il linguaggio più adatto per fare queste cose. E quindi lo vedremo con uno studente dell'Università di Glasgow, che ha anche fatto tirocini presso Morgan Stanley. E fa parte di due laboratori dell'Università di Glasgow, che sono Glasgow Representation and Information Learning Lab, e lavora su due topic che sono i knowledge graph linguistici e gli agenti conversazionali, detti anche chatbot. Grande. Anche io sono d'accordo sul principio. Data science trattata, straparlata, inflazionata, famigerata da ignorante perché la conosco molto poco, conosco molto poco l'argomento. Magari ci sarà pure modo di approfondirla, visto che è uno dei tanti argomenti che ci piacciono e fanno parte del nostro mondo. Va Allora, bene, guarda, allora, dai. se abbiamo incuriosito i nostri amici, direi a Ezio di prima di tutto, tra l'altro, salutiamo Mike che è già pronto, ci saluta. Salutiamo pure Ciao tutti gli Mike. altri che si stanno aggiungendo. Siamo già a più di 20 persone. Quindi facciamo rapidamente la nostra presentazione pure per darvi un po' di informazioni tecniche per fruire al meglio di questa sera. Ok, e poi partiamo con l'ospite che diciamo, ha spoilerato Vitali, però fra poco ve lo facciamo comparire pure a schermo. Ok. Allora, io sono Sansone Innocenzo, Innocenzo, non so perché ci è partito il cognome, ok, ma chiamatemi Enzo, sono Innocenzo, ma chiamatemi Enzo. Faccio il community manager in ambito tech e dev ormai da tantissimi anni, ma sono uno sviluppatore prima di tutto. E quindi seguitemi, voi che siete sviluppatori che state seguendo questa puntata, soprattutto perché vi propongo, insieme poi a tutte le community, tanti eventi tecnici. Infatti ho fondato The Community Space, di cui Code Garden fa parte, ormai è una delle pietre miliari, dai, di The Community Space. The Community Space non è altro che un network di community. Facciamo tantissimi eventi online in questo momento. Come vedete, questo è il calendario, ce ne sono veramente tanti e ne devo aggiungere almeno altri 5-6, ok, tra cui pure quelli del Code Garden. Vi chiedo, ecco, se siete interessati a rimanere aggiornati, di iscrivervi alla newsletter. Prometto di mandarvene solo una a settimana, ok, con il calendario degli eventi, viene mandato solo per questa. Queste sono un po' tutte le community che ne fanno parte, tra l'altro sto lavorando personalmente quindi al sito di The Community Space, quindi adesso trovate informazioni utili perché se fate clic su una community, come appunto Code Garden, facciamo per esempio, trovate oltre i canali dove seguire la community, pure tutti gli eventi, sia i prossimi, in questo caso questo che stiamo vivendo in questo momento, ma pure tutti gli eventi passati, e presto ci saranno tante novità. Ok, detta questa roba, ok, mi danno una mano tanti ragazzi appassionati di tecnologia, sviluppatori che fanno parte della ciurma, e qui trovate pure in alto, se poi andate sul sito, tutti i canali su cui seguirci. Non vi preoccupate perché, come dico tutte le volte, insieme pure ai riferimenti di Code Garden, di cui ora vi parla Ezio, ve li diamo, vi passeranno sotto e ve li do pure nei commenti non appena partiamo. Quindi non vi preoccupate se vi siete persi il sito di Code Garden, il sito di Community Space, passa fra poco. Ultimissima cosa che vi voglio dire prima di dare la parola ad Ezio. Pure questa sera c'è l'attestato di partecipazione, per cui non appena ora passerò la parola ad Ezio, Vitali e al nostro ospite, ci sarà il registro da firmare, tra virgolette, per dimostrare che siete presenti, e poi domani vi arriverà l'attestato
di questa serata direttamente nella vostra casella email. Detto questo, ecco, salutiamo pure Raffaele, commentate, fate tante domande, mi raccomando, perché stasera è veramente figa come serata, perché affronteremo un bel argomento tosto, ma in una maniera secondo me super. Nulla, dici tutto tu, Ezio. Allora, io racconto un attimo la solita introduzione che abbiamo alla nostra community. Vado Enzo, ti posso iniziare? Vai, passato lo schermo. Vai, scusa. Va bene, allora di nuovo buonasera a tutti quanti. Meetup del Code Garden. Che cos'è il Code Garden? Una community tecnologica nata all'inizio come Java User Group, poi ci siamo ovviamente allargati ad altri mondi, siamo nati a Roma, ma ovviamente il periodo dei meetup in presenza purtroppo è sospeso, ci piacerebbe appena possibile ritornare a farli di persona, perché è una delle cose più interessanti, soprattutto per lo scambio sociale che si ha e lo scambio anche professionale di networking. Che cos'è una community tecnologica? È una comunità fatta da professionisti che spesso lavorano in aziende differenti e magari in mondi e contesti differenti, che possono tra di loro confrontare i stack tecnologici, magari confrontarsi su problematiche che affrontano di volta in volta nel nostro mondo dello sviluppo software, IT, eccetera. Periodicamente facciamo degli incontri che ormai si sono trasferiti tutti online sui canali social. Per essere aggiornati ricordo sempre di seguire la nostra landing page, che è quella che ha mostrato anche Enzo, tini.cc/codegarden, e negli incontri noi normalmente invitiamo uno degli ospiti, che è una persona esperta di una dei topic, delle tecnologie o degli argomenti che fanno parte del nostro mondo, per poterla approfondire insieme. Le cose che tocchiamo, ripeto, qui ce ne sono alcune, ma fondamentalmente siamo aperti a trattare un po' tutti quelli che sono i mondi dello sviluppo e dell'IT, machine learning, linguaggi di programmazione, front-end, back-end, DevOps, eccetera. Prossimi, meetup, in questo caso in programma, ancora da definire le giornate, ma per questo vi dico, seguiteci e iscrivetevi al gruppo LinkedIn per sapere quando ci saranno. Uno su Ionic, che è ovviamente un framework di programmazione front-end, e uno su Kubernetes, che è uno dei leader, strumenti per il mondo del DevOps cluster, eccetera. Finisco e chiudo subito con l'indirizzo alla landing page tini.cc/codegarden. Trovate un po' tutte le nostre informazioni, ma vi dico a tutti quanti, per rimanere aggiornati su ogni meetup che pubblicizziamo, su ogni evento, iscriversi al gruppo LinkedIn, che è un gruppo aperto, gratuito, senza nessun vincolo. Ci sono ovviamente comunicazioni per eventi nostri, eventi terzi, tutte le cose che sono un po' importanti anche nel mondo tecnologico in genere. Con questo ho terminato e ritorno, Enzo, alla nostra videata principale. Sì, assolutamente. Ricordo pure un'altra cosa al volo, quindi state attenti al talk di Enrico, perché ci sarà il quiz finale con le domande, con 5 domande se non sbaglio, del talk, quindi attenti, perché Enrico è stato molto cattivo, ecco, ve lo anticipo, quindi attenti tutto il tempo. Nulla, vogliamo presentarlo, Vitali? Siamo pronti? Sì, allora, è un talk di appunto sulla data science e ci spiegherà perché sfruttando i linguaggi funzionali è molto più facile fare data science. E adesso lasciamo la parola a Enrico Trombetta. Enrico, buona serata. Ti sentiamo. Prima che parti, okay. Come al solito, io sono l'ultima parola prima di farti partire, semplicemente come riassunto delle cose per tutti quanti. Mi raccomando, ragazzi, per tutte le persone che ci seguono, ricordatevi che alla fine abbiamo un quiz finale sugli argomenti che sono quelli ovviamente di data science e abbiamo l'attestato di partecipazione, ce l'ha già detto Enzo, per chi è interessato all'attestato di partecipazione è necessario censirsi sulla pagina che Enzo comunicherà. A tutti quanti fate domande sui commenti e sulla side chat degli strumenti social con cui seguite, quindi YouTube, Facebook, eccetera. Faremo dei momenti di question and answer, oppure uno finale raccoglieremo alla fine per fare un dialogo e una maggiore interattività tra noi. Ultima informazione, questa sessione, come tutte le sessioni, rimane registrata, quindi per chi magari
non se la può vedere tutta o non ha capito tutto, e spesso è piacevole vedere una sessione più volte per approfondirla e capire al 100%, rimane registrata sui nostri canali di Community Sbay e soprattutto al Code Guard. Ho fatto il mio, la mia filippica, passo la parola a Enrico, infine. Benvenuto. Grazie. E buona presentazione. Grazie a tutti. Ok, dunque, bando alle ciance, io sono Enrico Trombetta, mi hanno già presentato in lungo e largo, sono studente all'Università di Glasgow, mi sto per laureare, è un po' le mani tra i capelli per trovare il tempo tra il fare il talk e laurearmi, quindi grazie a tutti ancora per avermi ospitato. Penso che non ci sia molto da dire riguardo me, dato che sono stato enormemente presentato, quindi skipperò questa slide. Allora, in questo talk vorrei parlare di data science e quindi vorrei parlare intanto perché ho deciso di aprire un talk di data science, quando probabilmente ce ne saranno bizzeffe di persone che dicono sì, io faccio data science, io sono diventato ricchissimo perché sono entrato in posto X e non c'era nessuna figura di data science. No, non mi interessa fare una cosa del genere. Come dicevano inizialmente, ho intenzione di fare un talk più tecnico-scientifico, ovvero voglio spiegare che cos'è effettivamente data science, non è semplicemente una miniera d'oro, ma è un lavoro, una professione, e come tale va affrontato con il dovuto rispetto. Poi, perché questo talk si chiama Functional data science funzionale, come e perché, ovviamente dovrò parlare di dove sta la parte funzionale. La parte funzionale, come vedremo, è integrante in buona parte del data engineering, che è una parte di data science, che vedremo fra poco. In ultima analisi vedremo alcuni esempi con problem solving, quindi vedremo come applicare quello di cui vi ho parlato ai punti 1 e 2. Quindi, parte 1. Che cos'è effettivamente data science? Allora, questo triangolo in realtà l'ho preso dal link di Meetup di Ezio. Quindi, come possiamo immaginare, alla fine noi stiamo parlando di qualcosa che è inerente ai dati, ma al contempo è una scienza. Quindi ha una componente ovviamente umana, perché stiamo parlando di lavorare su dati, questi dati verranno generati, come vedremo tra poco, da fonti eterogenee, quindi potrebbero essere dati generati da esseri umani, dati generati da eventi ambientali, per esempio sensori della temperatura, quello che volete, e il nostro compito è quello di inferire. Quindi inferire a questi dati informazioni, dall'informazione conoscenza e dalla conoscenza saggezza. Allora, come possiamo definire data science? Allora, data science la potremmo definire come dice Wikipedia, come questa sorta di scienza interdisciplinare che coinvolge metodi di computing science, metodi matematici, è effettivamente conoscenza specifica al fine di estrarre knowledge, quindi conoscenza e intuizioni, insights, da dati strutturati e non strutturati, e applicare conoscenza e intuizioni da appunto diversi campi, diversi domini. Quindi, come possiamo vedere, data science è un crogiolo di cose, quindi non abbiamo soltanto una materia, abbiamo tante cose in questo calderone, ed è importante, molto importante, cercare di essere specifici quando diciamo che data science è una scienza, perché non si tratta semplicemente di guardare codice e mettere dei numeri a caso, ma si tratta appunto di guardare questi dati in modo scientifico. Dunque, qua ho fatto un diagramma di Eulerovan per dimostrare questi tre campi principali e cosa succede quando questi interagiscono. Quindi molto spesso la maggior parte delle persone che lavora in informatica in realtà lavora in software engineering, dove applica la conoscenza astratta che potrebbe aver imparato in un bootcamp all'università, alle scuole, eccetera, in un problema concreto, quindi in qualcosa domain specific. A sua volta, la gente che combina computing science con metodi matematici e statistici fa quello che normalmente chiameremmo number crunching o, dato che adesso fa un po' più di moda dirlo, machine learning. Similmente, se noi combiniamo matematica con domain specific knowledge, abbiamo ricerca e sviluppo, research and development. Combinando tutte queste tre cose insieme, abbiamo data science.
In realtà ML è molto più di semplicemente questa intersezione tra i due, ma evitiamo. Allora, nel 2012 è uscito un articolo molto interessante, si chiamava Data Scientist, il lavoro più sexy del XXI secolo. Effettivamente, come dicevamo all'inizio, Data Science è un lavoro che sta sulla bocca di tutti. Adesso ha perso un po' il suo momentum iniziale, però mi ricordo che 5 anni fa tutti volevano fare Data Science perché sembrava la gallina delle uova d'oro, quindi lavori ben pagati, curriculum molto vasti che non si limitavano semplicemente a misurare il numero di progetti, il numero di righe di codice, il numero di linguaggi di programmazione, ma c'era anche molto di più. E anche perché, cosa molto importante, tutti potevano fare Data Science. Non era un qualcosa riservato soltanto per chi aveva studiato informatica, ma era un qualcosa, era un lavoro per cui ci voleva l'intuizione. Quindi, per esempio, in questo articolo si parlava del primo data scientist che è entrato a LinkedIn. Questo tizio, di cui non ricordo il nome, purtroppo, era un postgraduate, come si dice in italiano? Insomma, aveva conseguito un dottorato in fisica teorica, mi pare, e si è ritrovato a lavorare su LinkedIn, e gli avevano chiesto di risolvere il problema perché LinkedIn non riusciva ad attirare abbastanza gente. Ovviamente parliamo del lontano 2009-2010. Ciò di cui si rese conto è che alla gente su LinkedIn piace connettersi. In particolare piace avere amici. È un po' come Facebook. Però la domanda è appunto come trovare amici? Perché alla fine il sistema di recommendation di LinkedIn si basava principalmente sulle persone con cui si lavorava. Ma lui ebbe l'idea, perché non includere anche le persone con cui, abbiamo fatto l'università assieme, abbiamo fatto le scuole assieme, magari abbiamo lavorato precedentemente in qualche posto e così via. Così facendo si è notato che il numero di click nell'applicazione che triggeravano una pubblicità aumentava. E di conseguenza si è potuto vedere che questo cambio di behavior ha avuto questo cambio di comportamento ha avuto delle conseguenze molto importanti sia sul profilo del MAU, del DAU, del Daily Active Usage, Monthly Active Usage, ma anche dal punto di vista ovviamente pubblicitario, che è alla fine una delle fonti di ricavo principale di LinkedIn. Quindi non è cosa di poco conto, ecco. Ma comunque c'è anche da dire che data science non è soltanto quello di guardare numeri, è anche appunto quello di capire relazioni tra eventi. Come vi ho detto all'inizio, non guardiamo soltanto dati, non guardiamo soltanto numeri, ma cerchiamo anche di capire che cosa significano quei numeri. Un'altra cosa molto importante, come ho detto prima, è che porta molta trazione perché è un lavoro tipico delle grandi FAG. Quindi qualcuno vuole entrare a lavorare, mettiamo a Facebook, Amazon e così via, e guardano, guarda, c'è questo lavoro di data scientist che è pagato fior fior di euro l'anno. E dicono, allora sì, deve essere automaticamente fantastico. Però poi si rendono conto che la job description principalmente riguarda machine learning. Allora dicono, allora machine learning uguale a data science, no? No. Dunque, data science non è una serie di cose. Data science non è computer science. In primo luogo perché noi stiamo lavorando su dati, è vero, ma vogliamo estrarre informazioni dai dati e quindi non abbiamo già informazione. In informatica noi abbiamo già l'informazione che sì, è rappresentata mediante dati, ma è molto più accessibile, quindi è molto più facile applicare un algoritmo. Nel caso di data science potrebbe capitare che noi abbiamo una serie di informazioni, ma queste sono piene di rumore e quindi dobbiamo prima rimuovere il rumore. Poi dobbiamo assicurarci che queste informazioni effettivamente non siano dovute a un bias, e quindi dobbiamo aggiustare il bias. Dobbiamo assicurarci che queste informazioni non siano corrette in altro modo. Una volta che abbiamo risolto tutti questi problemi, magari ci serve allenare qualche modello, quindi dobbiamo costruire un modello probabilistico. E quindi in questo caso l'informazione non deriva tanto dai dati, ma dall'interpretazione dei dati. E l'interpretazione dei dati potrebbe essere dovuta a un algoritmo. Similmente, non è number crunching, e non è number crunching perché
non c'è soltanto la parte di prendo dei numeri e li sbatto in una tabella, ma anche di saper integrare con la domain specific knowledge, quindi come ho fatto vedere prima il diagramma. Non è AI, chiaramente. E non è AI semplicemente perché machine learning, che è una parte di data science, non è AI. E il motivo per cui machine learning non è AI è perché non ci sono agenti in ML che effettuano azioni. Ora, voi potreste pensare, ah, ma che bello ML, perché adesso siamo capaci di generare immagini, siamo capaci di fare... non so se avete presente quei video su TikTok dove la gente si mette a parlare, a cantare, e viene sovrapposto, per esempio, un ritratto di qualche persona famosa. Quella è un'applicazione molto interessante di machine learning, ma comunque non è AI, perché si tratta banalmente di fare pattern matching. Ora, abbiamo stabilito che data science è una scienza. Ma perché? Il motivo per cui è una scienza è lo stesso motivo per cui consideriamo l'informatica, in inglese computer science, una scienza e non un mestiere. Il mestiere di programmare è un qualcosa che ritenevamo vero, mettiamo, negli anni 60 e 70, quando effettivamente si passava un sacco di tempo a compilare le schede perforate. Ma oramai computer science non significa semplicemente banalmente fare il lavoro di prendere una scheda e andare a cambiare bit per bit. Ma adesso è molto di più. Adesso è anche quello di capire che cosa stiamo cercando di fare, capire l'algoritmica che c'è dietro, capire i processi, capire come si integrano. E allo stesso modo, data science riguarda il risolvere problemi che richiedono dati, appunto dice il nome, e richiedono che noi capiamo le ragioni che causano la generazione di certi tipi di dati. Per esempio, se una serie di numeri reali che rappresentano una temperatura, per esempio la temperatura di Glasgow, la temperatura di Roma, la temperatura di Palermo, perché sono di Palermo, allora potremmo chiederci, c'è una distribuzione, c'è un motivo per cui magari oggi reggo la temperatura di 15 gradi, ieri ho letto la temperatura di 12 gradi, domani reggo la temperatura di 24 gradi, o sono tutti i numeri a caso. Quindi magari mi interessa costruire un modello. Similmente, se io sto costruendo un'app mobile, voglio sapere perché, voglio sapere se i miei utenti stanno usando quell'app. Se non lo stanno usando, perché? Quindi, per esempio, potrei vedere che per i primi 10 minuti hanno utilizzato l'app, poi dopo un po' si sono rotti, quindi magari soltanto il 10% è rimasto, quindi potremmo dire che la retention rate, il tasso di rimanenza, soltanto del 10%, e poi magari dal tempo questo tasso su volta decade, e quindi vorremmo capire il perché. Ora, chiaramente, i numeri di per sé non ci dicono troppo. Ci dicono soltanto che un certo trend avviene. Poi sta a noi combinarlo con altre metriche in modo da poter fare una bisezione e capire effettivamente dove sta il problema. Abbiamo numeri discreti? Allora, qua sono stato volutamente molto breve, perché quando dico numeri discreti in realtà sto prendendo un mondo. Tutto è il numero discreto, se vogliamo. Le parole, il testo, il numero discreto. C'è una distribuzione di probabilità riguardante il testo, riguardante NLP? Io ho lavorato in NLP e vi posso assicurare che ogni parola è effettivamente rappresentata come un token. E un token è un elemento di un dizionario, quindi potrei pensare, per esempio, il testo come un lunghissimo array di numeri. C'è una distribuzione dietro quei numeri? Se io vado su Amazon e vado a comprare un libro, Amazon mi dirà, ecco, questi sono tutta una serie di libri che potresti essere interessato. Come ha fatto Amazon? Come ha fatto Amazon a costruire questo sistema di raccomandazione? L'ha fatto cercando di capire la correlazione tra i numeri che i numeri che rappresentano, mettiamo, il libro che ho appena comprato, e i numeri, le parole, che rappresentano altri libri che magari potrebbero essere in qualche modo simili. E gli algoritmi di Amazon devono essere capaci di determinare cosa vuol dire simile, come possiamo definirla in modo un po' più scientifico, che cosa vuol dire simile. Per esempio potrebbe essere l'intersezione di parole, quindi si utilizzano le stesse parole, se hanno un contesto simile, se appartengono alla stessa categoria, se vengono spesso comprati assieme.
E se vengono spesso comprati assieme, quindi non abbiamo soltanto un problema di numeri discreti, ma abbiamo anche un problema di grafi, perché a un certo punto inizia a connettere le persone. Questo è ancora più vero nel momento in cui considero social network. Quindi se io mettiamo un'altra persona, quanto è probabile che queste si conoscano, considerato che magari, non so, vivono nella stessa città? Quanto è probabile che si conoscano, supponiamo che hanno frequentato la stessa scuola, la stessa università, magari non si vedono un po', l'algoritmo di Facebook decide, ah, sai che c'è, inviamo una richiesta d'amicizia e vediamo, anzi non una richiesta d'amicizia, mettiamo in tendenza, ecco, il profilo di un ex conoscente che magari potrebbe essere interessato. Similmente, Google, motore di ricerca, mostra tutta una serie di risultati. Deve cercare di capire come questi siti web sono linkati tra loro. Ora, noi sappiamo che internet è fatto di ipertesto, e ipertesto significa che le notizie, i documenti, sono collegati mediante link. Quindi abbiamo effettivamente un grafo di documenti e vorremmo capire come questi documenti sono correlati. Quindi, per esempio, vorremmo capire quali sono i siti web più popolari, meno popolari, in base a, mettiamo, una serie di fattori, per esempio il numero di link che entrano, il numero di link che escono, e questo è in essenza l'idea di base di PageRank, che è l'algoritmo principale di Google. Ma, data science non è soltanto tutta questa mole di roba tecnica che magari potreste non aver seguito, mi spiace, magari mi ripeto, se avete dubbi. Però comunque si tratta anche di formalizzare e collezionare abbastanza evidence, quindi abbastanza prove per dimostrare qualche teoria, qualche assunzione. Quindi ho fatto prima l'esempio delle app. Poniamo che la gente non utilizza più la mia app perché la trova noiosa, mi chiedo perché la gente trova noiosa la mia app, perché non ci sono abbastanza power up, perché è un pay to win e devo pagare troppo per poterci giocare, perché magari, non so, ci sono tutta una serie di fattori. Quindi alla fine il motivo per cui noi facciamo data science è proprio quello di ottenere buoni insight, ottenere sviluppare un'intuizione riguardo i dati, cercare di capire che cosa c'è dietro e effettivamente applicare un metodo di cosiddetto metodo scientifico per dimostrare se certe ipotesi sono vere o false. Quindi qua mostro per esempio indice di significatività P, distribuzione di student e così via. Ma abbiamo anche bisogno di scalare, quindi non è un qualcosa che possiamo fare con uno o due dati, generalmente lo facciamo su analisi, mettiamo di decine di migliaia, centinaia di migliaia di review da parte degli utenti e così via. Qui faccio un esempio, poniamo che ci sia una feature di qualche app, di qualche sito che magari non è ben raggiunta, perché magari la gente non sa che esiste, e vorremmo semplicemente determinare il perché. Quindi magari, non so, collezioniamo dati degli utenti, oppure sviluppiamo un bot che raccoglie, sviluppiamo un bot che magari simula un modello markoviano dell'utente, quindi non so, un bot che clicca a caso, mettiamo. Un bot che vede un bottone e lo clicca, una bot che preme un altro bottone e lo clicca e così via. Però magari è una sfida, perché magari per farlo devo sapere dove cliccherà il bot. E sappiamo per certo che magari se io metto un bottone al centro è più probabile che una persona normale lo clicchi piuttosto che un bottone in piedi pagina. Quindi dobbiamo anche simulare l'aspetto psicologico. Ed è importante, perché una volta che capiamo come ragiona un utente, possiamo anche capire come ottimizzare la nostra app. Infine, piccola parentesi, noi data scientist non generiamo dati. Noi data scientist collezioniamo dati. Questa è una cosa importante, se viene al quiz. Allora, infine, possiamo anche aver fatto la migliore analisi del mondo, ma se non facciamo una buona analisi, non serve a nulla. Semplicemente andrà nel dimenticatoio. Di conseguenza, la visualization è un dovere.
è inevitabile. Ed è anche un'arte, non solo una scienza. Perché chiaramente se io utilizzo un tipo di visualizzazione che magari non è chiaro, è un problema, perché chi la legge non sa che cosa vuol dire. E chi è che la legge? Magari la legge il mio superiore, la legge il mio collega che magari è un software engineer. Magari il software engineer dice, ok, mi hai fatto vedere che gli utenti non sanno trovare questa feature. Questo lo sapevo anch'io, ma effettivamente quale sarebbe la hot path, quale sarebbe il motivo, cosa posso fare? Magari la visualization proprio dà un hint su cosa si può fare. Ma la visualization non serve solo a quello, serve anche appunto a fare prove o disprove, quindi provare o smentire un'ipotesi. Quindi, per esempio, se io guardo il grafico a destra, posso pensare, ah vabbè, ci sarà una correlazione lineare tra il peso corporeo e il peso della massa del cuore di gatti, però magari potrebbe non essere vero, magari potrebbe esserci troppo rumore, e quindi appunto mi serve intanto avere dei dati puliti, avere potenzialmente tanti dati, e anche avere una buona visualizzazione. Questa visualizzazione, per esempio, mostra che il nostro dataset è un po' biased, perché abbiamo soltanto dati, per quanto riguarda la classe verde, di gatti il cui peso corporeo va da 2 a 3, mentre per la classe arancione abbiamo gatti che vanno da 2 a 4, quindi già da qui possiamo dire che c'è un bel po' di bias. Andando avanti, la sfida principale di data science è che è difficile dire che cosa serva. E il motivo per cui è difficile dirlo è perché è un crogiolo enorme. È un crogiolo in cui letteralmente capita di tutto e di più, a seconda di come è fatto il team all'interno della vostra azienda. Quindi magari ci potrebbe essere quell'azienda che ha pochi data scientist e quindi finisco per fare tutto, ci potrebbe essere l'azienda dove ci sono tanti data scientist e quindi si professionalizzano, si settorializzano un po'. Quindi mettiamo, ci potrebbe essere il caso in cui ci sono delle pipeline di machine learning e di deep learning, e quindi bisogna sapere accelerare la computazione su GPU. Ci sono quei casi in cui magari dobbiamo semplicemente fare belle visualizzazioni da mettere in un blog, quindi è soltanto data visualization. Ci potrebbe essere quelli che devono fare effettivamente il grunt work di data engineering, che vedremo tra poco. Ci sono... Poi vabbè, machine learning e tutte le sottocategorie, quindi information retrieval, natural language processing, computer vision, chi più ne ha più ne metta. E detto questo, io bevo un sorso d'acqua, scusatevi. Grazie. Ok, devi continuare. Vorrei sapere, ci sono domande? No, per ora no. Saluti da parte di molti e no, nessuna domanda. Ok. Allora, metto che non sento più Ezio, scusatemi. Solo per assicurarmi che... Eccomi. Allora, stavo dicendo, faccio una pipeline in data engineering. Allora, quando noi facciamo data engineering, bisogna fare molta attenzione a capire esattamente di che stiamo parlando. Allora, data science generalmente riguarda tutta una serie di fasi, come abbiamo detto prima, quindi abbiamo la parte principale che effettivamente è la collezione di dati, la pulizia, poi la trasformazione, l'arricchimento e la memorizzazione. Tuttavia, molte di queste operazioni vengono complicate dal fatto che magari stiamo lavorando su grandi quantità di dati, che magari non ci stanno in una singola macchina, quindi la dobbiamo distribuire, oppure magari, non so, vogliamo salvarla da qualche parte su disco per poterci lavorare in un secondo momento, o non la vogliamo salvare su disco, non la possiamo salvare su disco perché è semplicemente troppa roba,
Oh, tornando un attimo indietro, partiamo proprio dal problema di base, quindi abbiamo un dump, e da questo dump vorremmo estrarre informazioni, però il problema è che non tutti i dump sono capaci di mettere leggibili. Infatti, non so se avete mai provato a passare Wikipedia o Wiktionary, io vi lancio questa sfida, andate sul sito di Wikipedia, provate a scaricare il dump e provate a scrivere un pezzo di codice che, non so, riesce a estrarre una pagina e mi va a trovare tutti i link e magari mi riporta in modo pulito quali sono i link e quali sono i template utilizzati nella pagina e così via. Vi sfido. E il motivo è perché ci sono certi formati che sono ostici, molto ostici. Per fortuna, ovviamente, ci sono persone che hanno risolto il problema prima di me, quindi non ci sarebbe bisogno di reinventare la ruota. Però comunque il motivo per cui ci sono tanti data format è perché appunto ogni problema, ogni applicativo software richiede certi tipi di dati e magari richiede anche certi modi per accedere ai dati. Quindi per esempio ci sono alcuni che sono più orientati al testo e quindi magari potrebbe utilizzare formati più consoni a gestire certe quantità di testo, quindi per esempio potremmo avere qualcosa tipo Lucene, altri che invece sono più general purpose tipo JSON, altri che invece sono molto molto più generici tipo CSV, e quello va bene per dati tabulari, non va bene per alberi e così via. Quindi quando noi facciamo data engineering ci dobbiamo preoccupare proprio di tutti questi aspetti. Allora partiamo quindi dal vedere in cosa consiste il data engineering per lo più. Allora, il data engineering principalmente consiste nel prendere dati da un punto A e spostarli in un punto B. Quindi, qui abbiamo una serie di data source, quindi per esempio potrebbe essere analytics estratte da app mobile, potrebbe essere un sito web, potrebbe essere microservice o altro. Creiamo un qualcosa chiamato ingestion, che quindi inghiotte questi dati, e noi li passiamo a tool, per esempio qua si parla di HDFS, di Hive, di Kafka e così via. Questi a sua volta hanno il compito di prendere i dati, magari ripulirli un po', cambiare un po' il formato, e spostarli poi a effettivamente i tool che si occupano di fare l'analisi. Quindi qua abbiamo Flink o Spark, poi magari, non so, vogliamo salvare questi dati da qualche parte, quindi li vogliamo salvare su un database relazionale o al contrario su un database NoSQL o magari su Hadoop, non so, e poi magari vorremmo integrare tutti i risultati in un grafico, quindi abbiamo sempre la parte di data visualization alla fine. Ora, ognuno di queste frecce si chiama pipeline. Una pipeline quindi è semplicemente qualcosa che sposta dati, banalmente, nulla di che. Allora, quali sono le caratteristiche di una pipeline? E alla fine il motivo per cui stiamo parlando di data science in linguaggi funzionali. In primo luogo perché abbiamo bisogno di effettuare operazioni in batch. Quindi, per esempio, abbiamo un vettore di elementi. Scusate un attimo, mi rendo conto che la stanza è un po' buia. Ok, un po' va meglio. Quindi stavamo dicendo, poniamo per esempio di avere un grande array di elementi che prendiamo da una qualche sorgente e vorremmo effettuare un'operazione su tutti questi elementi in un array. Magari potrebbe essere un'operazione stateful, un'operazione stateless, non ci interessa. Il problema è che se noi facciamo un for loop banale non ne usciamo più, perché se magari l'array è molto grande allora ci metteremo tanto tempo, è matematico, e soprattutto stiamo anche facendo un uso molto molto scarso, molto inefficiente delle nostre risorse. Quindi magari, non so, abbiamo un computer con una CPU da 16 core, 32 core, quello che vogliamo, ma se noi non scriviamo codice che è fatto apposta per ottimizzare,
questi core non verranno usati, non è magia. Purtroppo il nostro computer non è magico, non può dire quando ci servono istruzioni vettorializzate e quando non ci servono, glielo dobbiamo dire. Similmente, continuando, una pipeline non può avere stati interni. Quindi, dato lo stesso input, ci aspettiamo lo stesso output. Tuttavia, anche se qua parliamo di functional purity, non è esattamente la functional purity tipica di, non so, Haskell, perché abbiamo anche un po' di non determinismo. E il motivo per cui abbiamo non determinismo è perché appunto stiamo parlando di dati, di numeri reali che magari vengono estratti, non so, estratti da condizioni ambientali, quindi nel momento in cui spostiamo questi dati le cose cambiano, quindi magari prima stavo leggendo una certa temperatura, poi leggo una temperatura diversa, e quindi già in questo caso abbiamo avuto un cambiamento. Anche nel momento in cui io lavoro con dei batch offline, può capitare che certi tipi di operazioni debbano necessariamente fare uso di random, perché magari non so, stiamo facendo calcoli probabilistici o perché abbiamo cambiato un po' di precondizioni. Non è importante che siano completamente deterministici, quello che importa è che grosso modo non abbiano uno stato interno. E spiegherò fra poco anche perché non dovrebbe avere uno stato interno. Ora, poiché noi stiamo lavorando su big data, è importante che abbiamo algoritmi veloci. Algoritmi veloci nel senso che non sprecano risorse, mettiamo, allocando troppa memoria, e non sprechino risorse con algoritmi, mettiamo, complessità quadratica, cubica e così via. Perché magari stiamo lavorando appunto su dataset molto grandi e quindi semplicemente non c'è più il tempo. Quindi immaginate lavorare su 100.000, 1.000.000 di tweet. Abbiamo collezionato questi tweet in qualche modo e vogliamo analizzarli, e figurati, magari voglio trovare due tweet che sono simili, il modo più semplice sarebbe quello di analizzare tutte le coppie. Ma se io vado a calcolarmi il numero di coppie per 100.000, scusate, per 1.000.000, è 1.000.000 per 1.000.000 meno 1 fratto 2. Quindi è un numero all'incirca pari a 10 elevato a 12, quindi è 1.000 miliardi. Assumendo per esempio di, non so, riuscire a fare 100.000 operazioni al secondo, quindi vuol dire che ci vorrebbero 10.000 secondi. E se invece di avere 1.000.000 avessi 10 milioni di tweet, 100 milioni di tweet, cosa succederebbe? E poi ci sono tutta un'altra serie di considerazioni da fare, ma poi si va troppo nel dettaglio, quindi spero abbiate capito il punto. Spero di essermi reso abbastanza chiaro. Inoltre, è importante proprio per il fatto che abbiamo tanti dati che non stiano tutti in memoria, quindi magari potremmo prendere un dato singolo in memoria, potremmo prenderne 10, potremmo prenderne 100 e leggerli per volta e fare effettivamente un certo tipo di operazione su quei dati, su quel batch dei dati, ma non su tutto. È importante. Infine, più pipeline dovrebbero essere componibili, quindi abbiamo la possibilità intanto di comporre le pipeline e molto spesso anche di effettuare le cosiddette rewrite rule. Quindi se io per esempio ho una pipeline che effettua una map, quindi ripeto la stessa operazione su tutti gli elementi, e poi ho un'altra pipeline che effettua un'altra operazione sempre su tutti gli elementi, magari potrei pensare che la cosa più efficiente sia quella di comporle. E quindi è quella che in linguaggi funzionali chiamiamo rewrite rule, quindi una map seguita da una map è uguale a una sola map con le funzioni composte. Infine, anche in questo caso, stiamo guadagnando dall'ausilio della lazy evaluation, in quanto nella lazy evaluation comunque siamo capaci appunto di esprimere con molta naturalezza che non vogliamo che certe operazioni vengano compiute finché non siamo pronti per ottenere quelle informazioni, perché o meno non ci servono. Ora, niente di quello che ho appena detto dovrebbe suonare troppo strano, poco familiare per chi viene da Haskell o da linguaggi funzionali simili. Per chi magari ha soltanto lavorato in Scala, in
scusate, per chi ha lavorato in Java o in Python, però magari ha sempre scritto codice molto imperativo, magari queste cose potrebbero essere un po' nuove, quindi le introdurrò tra poco. Allora, prendiamo un esempio proprio banale, terra di pipeline. Poi voi guardate queste cose e dite, ah, aspetta, ma questa è una pipeline? Ma è una cosa che scrivo ogni giorno. Eh sì, ebbene signori, questa è una pipeline. Una pipeline è banalmente una funzione che prende dell'input e dovrebbe essere immutabile nei suoi argomenti e restituire output e potenzialmente farlo in modo lazy. Quindi nel caso di Python, faccio un esempio, abbiamo questo vettore di elementi. La prima cosa che facciamo è da data ne calcolo il quadrato. Una volta calcolato il quadrato, faccio una cosa chiamata additive e quindi aggiungo un termine lineare. Quindi per ogni termine faccio x al quadrato più 3. Questo è un esempio forzato, ovviamente potrei combinarle se proprio volessi, ma non lo sto facendo qui. Ora, chiaramente, chi ha già usato Python avrà sicuramente avuto esperienza con i generatori e sa che i generatori in Python sono una rottura da usare, sono proprio molto... molto poco ergonomici rispetto a tutto il linguaggio. Vediamo perché. In primo luogo perché il limite principale di Python è perché Python è dinamicamente tipizzato, quindi ogni cosa può andare storta. La seconda è perché i generatori non possono riutilizzare i dati, quindi una volta che abbiamo consumato qualcosa è la fine. E infine le funzioni non sono fatte per andare o non sono fatte per essere composte. Infatti, lo Zen of Python consiglia di utilizzare list comprehension ripetuta più volte, ma list comprehension è letta. Nel momento in cui dobbiamo, per esempio, lavorare su migliaia di elementi, milioni di elementi, figuratevi che cosa potrebbe succedere, che io devo creare tante volte una lista e distruggere tante volte una lista soltanto per tutti i risultati intermedi. Poi la sintassi molto verbosa e full of quirk, per dirne una. Se invece utilizzare un def avessimo utilizzato una lambda, non avremmo potuto splittare tra linee. Altro problema è che noi non possiamo combinare i generatori e per farlo dobbiamo necessariamente chiamare una funzione all'interno di un'altra funzione, ma noi possiamo tranquillamente chiamare una funzione all'interno di un'altra funzione, ma non possiamo chiamare un generatore all'interno di un altro generatore. Oppure che cosa succede quando io ho una list comprehension e magari chiamo list e magari capita che invece di ottenere una lista di quella list comprehension ottengo un vettore che contiene quella cosa. Succede sempre ed è molto molto seccante. Di conseguenza, adesso andrò un po' più veloce, introdurrò Scala. Dunque, Scala è un linguaggio data oriented, molto comodo per data science e anche per general purpose computing. È molto funzionale, quindi dovrebbe essere alla portata di chiunque abbia già visto, per esempio, un po' di Haskell o in generale abbia visto programmazione funzionale, anche per esempio con TypeScript. È molto down to earth, quindi se invece venite da Java dovreste riuscire a raccapezzarvi senza troppi problemi, quindi nulla di quello che vedrete sarà troppo inusuale, si spera. Adesso vi spiegheremo come fare uso di stream e sequence, non sec, scusate. Allora, mostriamo proprio un esempio molto molto veloce e fugace di Scala. Allora, questo è un programma molto banale, un piccolo hello world, che semplicemente mostra una serie di colori in una map e li stampa. Possiamo vedere già da questo esempio che abbiamo tutta una serie di caratteristiche interessanti. In primo luogo è terzo, quindi immaginate di fare la stessa cosa in Java. Abbiamo range for loop, abbiamo pattern matching, quindi il risultato di un get di una map è una maybe. Se avete visto, se conoscerete la maybe monad, se avete visto Java, C#, conoscerete optional. È lo stesso principio.
immutable, quindi per esempio val indica un valore che non può essere mutato. Gli statement sono espressioni, quindi per esempio è interessante che tutta questa cosa, tutto questo pattern matching restituisce un'espressione. Quindi effettivamente non abbiamo bisogno di una distinzione netta tra statement ed espressione, non abbiamo bisogno per esempio del concetto di return, a parte proprio quando vogliamo restituire qualcosa subito, però molto spesso non è necessario un return esplicito nel linguaggio, perché posso letteralmente fare una sequenza di operazioni e poi metto un valore, e quella è l'ultima cosa che, è l'unica cosa che conta. Infine, una cosa che renderà molti programmatori Java salati, abbiamo operator overloading. Non so se non si vede troppo in queste scene, anzi no, si vede. Per esempio, noi abbiamo una bella sintassi per la map, dove abbiamo le chiavi e i valori, e abbiamo questo operatore freccia. Questo operatore freccia è user defined, quindi vuol dire che potremmo anche definire nostri operatori e avremmo supporto per questi operatori speciali. Sì. Allora, Scala è un linguaggio principalmente basato sulla JVM, di conseguenza abbiamo la OP come first class citizen. Cioè, nonostante, il motivo per cui vogliamo utilizzare Scala è proprio quello di stare più lontani possibile dalla OP per via di tutte le sue per tutti i suoi shortcoming, tutti i suoi svantaggi, scusatemi. Quindi possiamo vedere un paio di esempi. Quindi posso definire una classe, posso definire un'interfaccia che nel linguaggio di Scala si chiama trait. Possiamo vedere come, per esempio, estendere classi con classi astratte oppure implementare interfacce. Possiamo vedere due cose interessanti dalle classi, tanto che possiamo definire per esempio costruttori default che non hanno bisogno di un costruttore. Possiamo vedere che infatti abbiamo messo qua una bella coppia di attributi, quindi abbiamo un attributo name, che è una stringa, identifier, che è un intero. Scusate, int dovrebbe essere uppercase. E possiamo vedere che abbiamo effettivamente costruito un product type senza dover costruire un costruttore manualmente come dovremmo fare di norma in Java. E possiamo vedere anche la sintassi per creare oggetti. La sintassi per creare oggetti è quella di oggetto, scusate, val roba uguale new roba. Anche qua ci dovrebbe essere new animal. Scusate. Ora, abbiamo anche tutta una serie di strutture dati molto belle, molto native da usare in Scala, come per esempio tuple, liste, map e sequence. Le tuple sono una delle feature chiave di Scala, quindi per esempio abbiamo, ecco qua, planets e la lista delle tuple. Quindi se guardiamo riga 19 possiamo vedere che per esempio planets è una lista di tuple, e le tuple sono consistenti nei tipi, quindi abbiamo la chiave che è sempre una stringa e il valore che è sempre un numero. E possiamo vedere che per i data type fondamentali non abbiamo bisogno di mettere new, e soprattutto che abbiamo moltissima type inference, quindi non ho bisogno di spiegare come effettivamente sia fatta la mia lista di tuple. Posso semplicemente mettere i valori e Scala automaticamente dedurrà quali sono gli elementi che mi servono, quali sono i tipi che mi servono. Poi, altra cosa, possiamo vedere che le liste, ci sono tanti tipi di liste, abbiamo le liste, abbiamo gli array, abbiamo sec, che è una sequenza normale, una sequenza basata su array, e abbiamo le liste che sono letteralmente le linked list. E gli Haskeller qui noteranno che saranno molto contenti di vedere che per esempio abbiamo il cons, l'operatore cons per combinare oggetti di una lista a mo' di chain. Ora non voglio dilungarmi troppo qui. Adesso iniziamo proprio a parlare di quello che ci serve per data science. Allora, abbiamo mostrato quindi tutta una serie di cose relative ai container, quindi abbiamo visto che abbiamo vari tipi di container. In particolare abbiamo introdotto le liste
e gli array. Allora, gli array sono array normali e le liste sono liste linkate. Di conseguenza si sconsiglia di utilizzare liste linkate per qualcosa di efficiente, per qualcosa che deve essere efficiente, ma verranno utilizzate soltanto quando si tratta di stream di robe che potrebbe essere unbound, come mostrerò tra poco. Allora, vediamo il primo esempio. Il primo esempio è molto semplice, quindi abbiamo compute square comprehension, che è una funzione che banalmente prende ogni numero, ne fa il quadrato, abbiamo ottenuto un array finale e poi sommiamo tutti gli elementi in un array. Questo è equivalente... Ah no, ho cancellato il commento. Avevo scritto qual era l'equivalente in Python. Però sì, è molto simile alla list comprehension in Python, con la differenza che in realtà abbiamo lo yield. E abbiamo anche la possibilità di mettere più comprehension all'interno dello stesso blocco. Il che significa che possiamo anche generare, per esempio, prodotti cartesiani, quindi coppie, triple, quadruple di elementi diversi, di elementi da liste diverse. Quindi se qualcuno pensa, per esempio, alla list monad di Haskell, avete centrato, è quella. Andiamo avanti. Abbiamo anche un modo più tradizionale, diciamo così, nella programmazione funzionale di calcolare la norma, quindi semplicemente prendiamo numbers, ne facciamo un map in cui prendiamo la potenza quadrata, e poi riduciamo per somma. E qua possiamo vedere una cosa molto interessante riguardo alla sintassi delle lambda. Ci sono due modi per scrivere le lambda. Il primo è questo qui, e il secondo è questo qui. Questo modo serve per rappresentare quei casi in cui abbiamo una sola lettera, una sola variabile, e vogliamo subito rimpiazzarla. Quindi, per esempio, mettiamo x diventa x per y, x più 3, e così via. Dato che c'è solo un'occurrenza di x, allora possiamo sostituire con l'underscore. Anzi, anche quando ci sono più occorrenze, lo possiamo sostituire più volte. Quindi questo è l'esempio di carry function. Ora, andiamo avanti. Abbiamo visto come funziona per gli array. Vediamo cosa succede se io considero degli stream. Stessa cosa. Quindi ho un map, faccio una potenza e poi sommo. Allora, il map funziona in modo molto simile, però abbiamo una cosa molto interessante, ovvero sia il par. Non è necessario il par, però serve a indicare a scala che noi vorremmo parallelizzare la nostra esecuzione. Quindi, appunto, del discorso originale che facevamo, se noi non diciamo al nostro computer di parallelizzare, non parallelizza. Ok, andiamo avanti. Ultimo esempio. Io utilizzo API stream per esempio, prendere i numeri, ordinarli, prendere i primi tre, fare una map, quindi x diventa x per x, e poi faccio toArray. Quindi toArray serve per prendere il risultato della computazione che ho fatto e trasformarla in un array. È molto importante osservare che prima di essere arrivati a questo punto, noi non abbiamo eseguito alcuna operazione, ma abbiamo semplicemente composto delle operazioni, ma non gli abbiamo ancora detto di eseguirle finché non chiamiamo toArray. E come abbiamo detto prima, questa è la base di lazy evaluation per le pipeline. Quindi sappiamo fin da subito che se noi vogliamo fare delle pipeline, dobbiamo usare gli stream. E questo è un esempio un po' più arzigogolato, che magari qualche Haskeller potrebbe riconoscere, di quanto sono potenti gli stream. Nel caso di uno stream, infatti, noi sappiamo di lavorare con delle liste lazy. E quando lavoriamo con delle liste lazy, significa che noi possiamo generare elementi on the go e possiamo anche fare riferimento stesso alla lista che stiamo generando e utilizzare gli elementi che stiamo ancora generando per generarne altri. Scusate, sembra molto confusionario, quindi non mi aspetto che voi capiate questo esempio, non è il fulcro della discussione, però è un po' per mostrare la potenza del linguaggio. Quindi, per esempio, io posso creare
l'elemento 0, concateno con l'elemento 1, utilizzo questo operatore che è il comps lazy, poi gli dico, prendimi questa lista, sfasala di un elemento, combina e somma. Sfasando, quindi fa sì che il primo elemento, scusate, che il secondo elemento diventi il primo elemento di un'altra lista, viene sommato all'elemento numero 0 e quindi così ottengo il terzo elemento. Poi per il secondo elemento e il terzo elemento vengono sommati per ottenere il quarto elemento, il terzo elemento e il quarto elemento vengono sommati per avere il quinto elemento e così abbiamo realizzato la nostra successione di Fibonacci. Ok, in ultima analisi. Vorrei mostrare la differenza tra normalissima lazy evaluation e stream API. Allora, la lazy evaluation di certi linguaggi come per esempio Haskell si basa sulla semantica pass by name, quindi noi stiamo letteralmente passando simboli che rappresentano intere espressioni che vanno calcolate, ma una roba del genere potrebbe essere molto esosa in termini di risorse e potrebbe appesantire di molto in runtime. Mentre in Stream API tutti i valori vengono passati per value, per reference, tranne quando gli diciamo di costruire un plan. Quindi per esempio qua sopra abbiamo un plan che ti prende tre elementi from map e poi gli diciamo quando ci serve avere questi elementi. E quindi come conseguenza possiamo anche dire cosa può essere lazy, cosa non può essere lazy, cosa ci serve che sia lazy, cosa non ci serve che sia lazy. Abbiamo poco controllo normalmente di cosa facciano i vari worker, mentre in Stream API possiamo essere molto espliciti e dire chi fa cosa. Quindi per esempio potremmo dire io voglio 10 worker, voglio 20 worker, voglio 60 worker che mi lavorano questi dati in parallelo. Non è garantito che sia parallelizzato, mentre in Stream API non è neanche in Stream API garantito, ma se noi stiamo lavorando su sequenze finite, che noi siamo sicuri che hanno un inizio e una fine, allora stiamo lavorando interamente su un array. E perché stiamo lavorando su un array, possiamo tranquillamente estrarre slice di questo array e farne batch, come mostrerò fra poco. E abbiamo anche la possibilità di tenere il consumo di memoria relativamente ragionevole. Ora, immagino che qualcuno abbia già sentito parlare di MapReduce e penserà che MapReduce è una cosa esclusiva di Hadoop. Allora, MapReduce è un concetto che in realtà esiste da più o meno gli anni 50-60, nella sua forma più pura, ovvero sia higher order function che prendono una funzione come input, è una collezione e nel caso di map applica una funzione su tutti gli elementi, nel caso di reduce combinano tutti gli elementi di una collezione con un operatore. L'idea base di MapReduce all'interno di Apache Hadoop, che poi verrà riciclata in Spark, è quella di utilizzare più core, quindi abbiamo più CPU, abbiamo più core nella CPU, che sono capaci di guardare più dati al tempo stesso. Allora che cosa facciamo? Prendiamo il nostro dataset, lo splittiamo in tanti piccoli pezzi, applichiamo una funzione su ognuno di questi, i worker poi decidono di ricombinare in qualche modo, poi fanno una fase di reduce e quindi hanno una sorta di alberello che applica continuamente la stessa operazione e poi otteniamo il risultato finale. Ora, qua parlo di reduce, ma in realtà non è necessario che sia reduce, potrebbe anche essere un filter. Infatti, i tre operatori cardine di functional programming sono map, filter e reduce. Allora, notiamo anche una cosa molto interessante che è lo shuffling. Infatti non è garantito che l'ordine dei dati, una volta che esce da una pipeline, sia uguale all'ordine in cui sono entrati. E questo è perché magari ci sono dei worker che sono più veloci di altri, alcuni worker magari finiscono prima, quindi gli vuoi dare delle fette di input, delle fette di un dataset, che però magari dovrebbe andare, scusate, a un altro worker. Quindi è normale che succeda una cosa del genere. Poi in certi casi magari facciamo un repartitioning e poi cerchiamo di riunire i risultati. Magari nell'ordine originale se ci interessa, altrimenti no. Siamo pronti per parlare quindi di Spark.
Allora, questa slide l'abbiamo già vista. Quindi, di cosa si lamenta di norma un data scientist? Data scientist, come abbiamo detto, si lamenta principalmente del fatto che non dobbiamo semplicemente lavorare su dati normali, ma dobbiamo lavorare su big data molto spesso. Quindi abbiamo gigabyte e gigabyte di roba da passare, oppure stiamo lavorando su piattaforme distribuite, stiamo per esempio effettuando streaming su questi dati e quindi non vogliamo memorizzare. Ma attenzione, se noi non vogliamo memorizzare, dobbiamo far sì che i dati ci possano stare in memoria. E se i dati non ci possono stare in memoria, allora in realtà siamo costretti a memorizzare, ma abbiamo bisogno di un meccanismo di rotation. Infine, abbiamo anche il problema di, ovviamente, dover vettorializzare tutto. Quindi deve essere distribuito, e magari non è semplicemente distribuito sul mio computer, ma distribuito su magari più computer che magari devono lavorare in parallelo. Quindi, i language tool che ci offre Scala nativamente sono molto belli, ma paradossalmente non scalano. E il motivo per cui non scalano è perché, come abbiamo detto noi, finché noi non diciamo al linguaggio di effettuare qualcosa, non lo fa e non sa come farlo. Quindi Scala da solo, come linguaggio, non sa che cosa vuol dire comunicare del lavoro con altri. E a sua volta non sa che cosa significa comunicare con la GPU, non sa che cosa significhi non sprecare spazio sul disco, non sa che cosa significhi prendere dei dati da, mettiamo, una sorgente e lavorare su questi dati evitando di pestarsi piede a vicenda. Il multithreading è molto, 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 molto difficile. Se noi, per esempio, abbiamo bisogno di, mettiamo, accedere a dei dati globali, dobbiamo far sì che non modifichiamo quei dati globali nel mentre che lo modifica un altro, perché abbiamo data race. Se noi mettiamo un mutex, però, dobbiamo fare una volta attenzione che magari soltanto una persona può lavorare per volta così, e quindi perdiamo tutti i vantaggi di multithreading, e questo è a sua volta molto negativo, e non vogliamo una roba del genere. Infine, ci sono certi tipi di dati, tipo stringhe, dobbiamo fare attenzione quando ci lavoriamo, perché se noi utilizziamo certi tipi di algoritmi base, come per esempio concatenazione di stringhe, questi potrebbero avere complessità quadratiche nel momento in cui le stringhe sono, per esempio, immutabili, perché dovremmo creare un clone delle stringhe ogni volta. E quindi abbiamo bisogno di fare molta attenzione ai tipi di dati che utilizziamo. Scusate. Introduciamo quindi Spark. Spark è una libreria, un framework anzi, per gestire dati strutturati e anche meno strutturati mediante pipeline in una, praticamente come se fosse SQL. Quindi abbiamo una forma, diciamo, quasi tabellare per poter lavorare su su dati. Scusate, abbiamo quindi un modo per poter lavorare su questi data type, lo possiamo fare in teoria possiamo in teoria lavorare su grosse quantità di dati, possiamo effettuare batch processing di questi dati in memory senza dover necessariamente continuamente guardare il disco. Possiamo guardare tanti tipi di dati, per esempio, da sorgenti diversi, come mostrerò fra poco. Possiamo anche, per esempio, fare quick prototypation, quindi vogliamo vedere se qualcosa funziona e poi la testiamo. Una volta testata, facciamo effettivamente batch processing in larga scala. Dunque, Spark è molto versatile e accetta di tutto come ingestion. Quindi, per esempio, può fare ingestion da Hadoop, quindi, per esempio, abbiamo dei file HDFS, abbiamo magari uno scheduler Yarn, magari abbiamo una roba Kubernetes, abbiamo, non so, qualcosa che viene letto da JSON o da Bison, generato da MongoDB. Abbiamo Lucene, che viene utilizzato da SOAR e da Elasticsearch. Magari abbiamo roba che si trova su S3 e la possiamo pescare. Abbiamo roba magari su Mesos, su Salesforce, tutto quello che volete. E la possiamo pescare da Spark senza dover scrivere librerie apposite. O, nel caso
non fossero integrate, ci sono un sacco di plugin che possiamo utilizzare per appunto effettuare ingestion proprio dal formato che ci serve. Similmente, Spark è molto comodo per fare streaming e ci offre una SQL syntax, quindi per esempio possiamo utilizzare più o meno la sintassi che conosciamo per SQL per cercare dati. ML, possiamo fare machine learning, graph, quindi possiamo lavorare su grafi, e Spark Core. Cosa non è Spark? Allora, Spark non è un database, come potremmo immaginare. Quindi non è fatto per implementare business logic, non è fatto per esempio creare, aggiungere, rimuovere robe. Non ci interessa molto della roba crude. Ci interessa anche sottolineare che noi siamo interessati a fare effettivamente analisi su questi dati, ma non siamo interessati soltanto a memorizzarli, perché se ci interessa soltanto memorizzare dati, allora ci conviene usare Redis. Se ci conviene avere dati completamente unstructured, che magari cambiano completamente di tipo, ci conviene avere MongoDB. Se vogliamo una soluzione real time, ci conviene più che altro avere cose tipo Kafka. Spark può anche andare bene a seconda di quello che si fa, però poi via di modo in cui funziona Spark, come presenterò tra poco, è molto buono per fare robe veloci, quindi robe che devono essere veloci a computarsi, ma che possono mettere un lag, mettiamo, di 2 secondi, tra il momento in cui entra l'input e il momento in cui ci aspettiamo l'output. Pure Batch Processor. Paradossalmente, Batch Processing è uno dei punti forti di Spark, ma non è l'unico motivo per cui dovremmo utilizzare Spark. Perché, per esempio, se ci interessa semplicemente avere dei dati una volta che sono pronti, allora potremmo anche utilizzare Hadoop. Mentre invece ci potrebbe servire Spark anche una volta che finisce, perché magari vogliamo mettere altre pipeline, vogliamo di fare altre cose assieme. E infine, quindi mostriamo Text Focus Database. Quindi, nonostante SolveLucene sia supportato, se abbiamo bisogno di tokenizzare il testo, fare information retrieval di qualsiasi tipo, per esempio dobbiamo cercare un documento e abbiamo bisogno di un search engine, invece di reimplementarlo da zero, meglio che utilizziamo qualcosa tipo basato su Lucene, per esempio Elasticsearch, perché hanno anche indexing, mentre Spark non ha indexing, e questa è una cosa molto importante. Allora, il workflow di Spark è molto semplice. Noi generalmente lavoriamo su un'istanza locale di Spark per, mettiamo, fare un prototyping. Poi, una volta che prepariamo il nostro script, lo submittiamo, lo inviamo a un cluster. Nel momento che il cluster lavora, noi ci beviamo una tazza di tè, una tazza di caffè, quello che vogliamo, finché i dati non sono pronti. E una volta che sono pronti, magari continuiamo a lavorarci, oppure iniziamo a fare data visualization o quello che vogliamo. L'architettura interna di Spark si basa fondamentalmente sul driver e sugli executor. Quindi, il driver è, diciamo, l'angolo utente, è molto simile al cursore di un database, quindi nel momento in cui, per esempio, ci ho vinto a fare un database tradizionale, in un linguaggio qualsiasi, creiamo un cursore che si connette, cioè creiamo un'istanza del database che si connette, per esempio, un'istanza remota, locale, eccetera, e poi creiamo un cursore che associamo poi a un comando che noi inviamo in modo da poter fare parsing dell'output. Similmente, il driver agisce in modo molto simile e comunica col cluster manager. Il cluster manager fa scheduling per decidere quali worker devono eseguire certi task. E come abbiamo detto, il cluster manager potrebbe basarsi su più backend, quindi potrebbe utilizzare Kubernetes, potrebbe usare Hadoop, potrebbe usare Mesos, o potrebbe utilizzare Spark stesso. Spark stesso può essere un backend, per esempio perché magari stiamo lavorando in locale, non ci interessa lanciare Hadoop, non vogliamo lanciare Hadoop. Ora, l'architettura di Spark, l'API di Spark, si basa principalmente su 3 cose. Qua ne mostra soltanto 2, ma in realtà sono 3,
che sono l'RDD, i data frame e i dataset. RDD, data frame e dataset sono tre modi di vedere la stessa cosa. Fondamentalmente l'RDD è una versione vettorializzata di un vettore, una versione parallelizzata di un vettore, in modo che si possa effettivamente utilizzare un API functional programming e che sia anche relativamente type safe. Un data frame invece è la classica tabella, quindi abbiamo una tabella colonnare di varie righe, quindi per esempio possiamo immaginare la classica tabella alla MySQL, con l'unica differenza è che possiamo anche avere robe in estate all'interno. Ora, è molto importante che osserviamo che i data frame sono molto 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 più efficienti rispetto a un database normale, proprio per il fatto che quando effettuiamo certi tipi di operazioni, queste vengono internamente trasformate in un intermediate representation che viene ottimizzato mediante appunto un compilatore just in time, che è il cosiddetto progetto Tungsten. Ora vediamo proprio degli esempi di codice. Quindi abbiamo l'RDD. RDD è resilient, distributed dataset, non reliable, scusatemi. Allora, Reliable Distributed Dataset è una versione distribuita delle liste di Scala, degli array di Scala, in realtà. E fanno un mimic delle funzionalità di base di MapReduce di Hadoop. Quindi, per esempio, noi abbiamo un vettore di elementi che va da 1 a... cos'è? 100.000? Sì, 100.000. Poi... per ognuno di questi elementi li moltiplichiamo per 5, aggiungiamo 2, facciamo un filter per dire prendimi gli elementi sul lato più grande di 300.000 elementi una volta compiuta questa operazione, fai un sorting e ottieni i risultati. Ora, notare che quando noi effettuiamo sort, non abbiamo ancora effettuato nessuna operazione finché non chiamiamo collect. Se noi proviamo a fare collect senza... sort, potremmo accorgerci che i numeri sono in un formato, anzi, se noi proviamo a fare un print line senza collect di ogni singolo numero, ci accorgeremmo che i numeri non sono in ordine. E questo perché, come abbiamo detto prima, i worker lavorano tutti in parallelo, quindi potrebbe capitare che un worker viene schedulato prima di un altro worker. Ora vediamo un altro esempio. Si è rotto un po' l'indentazione, scusate. Allora, abbiamo dataset, che è una nuova versione di RDD che è molto più veloce di RDD. Ho introdotto RDD per motivi storici, anche perché per certe cose si utilizza ancora le vie di RDD, ma funzionalmente sono equivalenti. Quindi, qua mostro un esempio leggermente diverso, in cui leggo un file di testo. Il file di testo restituisce un dataset di stringa. Un dataset di stringa ha una serie di funzioni, per esempio la proprietà count, la proprietà first, e quindi a un certo punto posso eseguire più o meno le stesse operazioni che potevo effettuare prima. Quindi abbiamo un flat map, quindi vuol dire che io magari non so, voglio contare le parole, quindi che faccio? Splitto per spazio, ottengo tanti piccoli vettori di stringhe, poi per ognuno di questi vettori di stringhe li piattisco, quindi per far sì che diventi un unico vettore, faccio group by key, in questo caso raggruppo per le stringhe stesse, conto le occorrenze di questa stringa e ottengo il numero di coppie stringa occorrenza di stringa. Data frame. Allora, qua sono stato molto, molto conciso, perché non avevo troppo tempo, ammetto. Allora, un data frame è un database colonnare. Quindi immaginate di avere tante colonne, e ognuna di queste colonne ha un array associato. Questa è l'idea di base su come funziona un data frame. E potete vedere da qui che funziona in modo molto, molto, molto simile a SQL. Quindi... abbiamo
df.where, dove noi ci andiamo a guardare l'age, age maggiore di 21. A questo punto selezioniamo il campo first di name, che magari abbiamo una colonna che si chiama name.first, e facciamo uno show. Show serve appunto a visualizzare i risultati. Potrebbe anche essere collect. In questo caso collect ci restituisce una lista di row. E il motivo per cui ci restituisce una lista di row è perché internamente DataFrame è un alias di DatasetRow. Ciò nonostante, il modo in cui viene gestita internamente la memoria è diversa nei momenti in cui abbiamo Arrow. E Arrow fa sì che le colonne effettivamente siano colonne di tipi omogenei. E il motivo per cui le colonne sono fatte di tipi omogenei è per far sì che certi tipi di operazioni siano potenzialmente vettorializzabili mediante SIND. Quindi, per esempio, se ho un vettore di numeri è molto più efficiente memorizzare piuttosto che un vettore di coppie, non so, numero stringa, quando magari non mi serve lavorare sulle stringhe, mi serve lavorare soltanto sui numeri, perché devo fare appunto un filtering. Allora, cosa dovremmo utilizzare? In primo luogo è una domanda, diciamo, una domanda stupida, perché potremmo tranquillamente convertire continuamente tra DataFrame, dataset, RDD, dataset di nuovo, RDD, DataFrame, come vogliamo, a seconda di quello che vogliamo. E molto spesso queste conversioni sono relativamente cheap. Alcune di queste conversioni sono costose, per esempio, stiamo facendo dei lavori colonnari, ma poi vogliamo convertire RDD, quindi abbiamo come risultato RDD row, siamo costretti a passare da un formato column based a un formato row based, almeno dal punto di vista della memoria. E questo significa che dobbiamo necessariamente fare delle trasposte, quindi questo potrebbe essere un po' lento, quindi ci costringe a valutare tutti i risultati e poi convertirli. Comunque sia, se vogliamo effettuare delle operazioni veloci, allora utilizziamo gli RDD. Se vogliamo fare della roba type safe, utilizziamo dataset. Se vogliamo fare della roba quasi type safe, con uno schema che viene inferito a runtime, che viene comunque rispettato a runtime, allora ci sono i data frame. Attenzione però che i data frame non sono troppo comodi dal punto di vista di functional programming. E il motivo per cui è così è perché in scala, quando è, o meglio, all'interno di Spark, l'idea di base è che noi possiamo effettuare soltanto certe operazioni fondamentali sulla tabella, quindi per esempio somma, media, massimo, minimo, raggruppare, eccetera. Le operazioni custom dovrebbero essere fatte in dataset. Se dobbiamo fare operazioni custom all'interno di un data frame, dovremmo utilizzare una user defined function. Ops, scusate. E quindi arriviamo alla parte 3. Intanto mi fermo un attimo, bevo un po'. Ah. Scusate. Ah. Intanto ci sono domande? Scusate il muro. No, non ci sono domande, Enrico, tutto bene. Scusate il muro. No, non ci sono domande, Enrico, tutto bene. Ok, grazie. Allora, qui adesso si va un po' più di improvvisata perché purtroppo ho avuto problemi nell'ultimo minuto con questo esempio. Allora, voglio vedere un esempio di data science applicata. Quindi, poniamo di voler fare whisky tasting. E adesso, questo whisky tasting è una cosa molto, molto tipica qui in Scozia. È un po' come l'assaggio dei vini. Quindi immaginiamo di avere una collezione di whisky, e poniamo di volerli catalogare in base a delle proprietà, quindi per esempio quanto sono
speziati, quanto invece non sono speziati, quanto sono morbidi, quanto sono alcolici e così via. Questo è un progetto molto interessante che è stato fatto dall'Università di Strathclyde di recente, e hanno proprio compilato un file CSV che andremo a guardare tra poco. Dunque, la nostra sfida sarà intanto quella di portare il dataset. Enrico? Che, vi posso dire, è già stato pulito. Importarlo e proprio fare un po' di data analysis sperimentale e vedere se riusciamo a risolvere dei task. Quindi, per esempio, date delle coordinate di qualche parte del centro città di Glasgow, vedere quali sono le distillerie più vicine a noi. E la seconda è, ponendo di avere un taste of choice, ponendo di partire da dei gusti prestabiliti, quindi per esempio a me piace un certo tipo di vino di whisky speziato, un whisky magari un poco meno speziato, però più mellow, e così via. Vi farò vedere i campi tra poco. Quali potrebbero essere i whisky a cui potrebbe essere più interessato? Ok. E questa è la fine della presentazione. Adesso vediamo se riesco a prendere... vediamo se ho da qualche parte... risultati dovrebbero essere nell'altro computer, quindi se mi date 2 minuti documenti uni Quick 4. Ok, ci vorrà, mi sa, un po' di tempo. Enrico, ci senti? Anzi, sì, scusa, sto caricando giusto un po' di file. Map data. Ok, scusate. Adesso Telegram. Quindi un po' salvo file, come lo mettiamo in una nuova cartella Spark. C'è pure il file che non sta caricando. Questo file non mi serve perché ci sta mettendo un sacco. Eccolo qua. Allora, whisky map, quick four, abbiamo già trovato whiskies, che è il nostro dataset, quindi andiamo a guardarlo tra un attimo. Queste sono le immagini dell'esercizio, non ci servono. Neanche questa ci serve, per essere sincero. Allora, vediamo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare quando facciamo data science di qualsiasi tipo è proprio guardare i dati. Certo, vorrei sapere. Ok, ci vedete ancora? Sì, sì, ci siamo, Enrico. Sì, sì. Avevamo una domanda. Sì, sì, ci siamo, Enrico. Ok, bene. Allora, questo è un file CSV che rappresenta una serie di dati riguardo i whisky. Dove vengono prodotti questi whisky? Il body, la consistenza di questi whisky, la sweetness, la dolcezza, il grado di affumicatura. Purtroppo non bevo whisky, quindi forse qualcuno sa che cosa vuol dire. Il grado di medicinal, quindi non so quanto sarà amaro, quanto sa di tabacco, quanto sa di miele, quanto sa di spezie, quanto sa di Winnie, non mi ricordo il nome, notti, quanto sa di noce, nocciolina,
quanto sa di malto, quanto sa di fruttato, di floreale, e poi tutta una serie di informazioni geografiche, quindi per esempio postcode, latitude e longitude. Allora, il nostro primo compito è quello di passare questo file. Quindi questo file è un file CSV, quindi non dovrebbe essere troppo complicato. Quindi la prima cosa che facciamo, non dovrebbe farci al momento, però l'avevo scaricato qui, Spark. Allora, sì, allora dovrei fare, dovrei spostare questa cartella a un punto. Vabbè, anche una guida per farvi vedere come si installa, ecco. A questo punto vi devo dire che deve entrare nella mia path. Purtroppo sì, l'installazione di Spark è un po' complicata, non si può semplicemente installare in un package. Sì, in realtà perché Spark chiede una certa versione della GDM. Devo concatenarla all'interno di... ok, quindi export, quindi per esempio export path, quindi per esempio con la mia variabile path e ci metto anche opt spark in, quindi dico dove deve andare a pescarsi i binari di Spark. Poi a questo punto dovrei avere Spark Shell, dovrebbe funzionare, ma giustamente lui. E voilà. Adesso si sta aprendo Spark. Eccoci qua. Adesso però devo entrare nella cartella di lavoro, dove abbiamo appunto questi file. Per reference, non ve la prendete male, perché... Questo è un esempio che ho preso dal mio insegnante, Joe Williamson. C'ho anche l'equivalente Python che contiene anche un bel po' di visualizzazioni che riciclerò per motivi temporali, per motivi di tempo. Mi sa che... Ok, alcune delle immagini non si vedono, però sono immagini stock, non sono nulla importante. Quindi la prima cosa che possiamo provare a fare è, una volta passato il file, provare a visualizzarlo. Ora, purtroppo, Scala di Veste non fa visualizzazione, quindi ci accontenteremo di questo codice in Python che prende i dati e prova a visualizzarli. Quindi, per esempio, noi abbiamo tutte queste proprietà che riguardano le qualità numeriche del whisky, e qua possiamo vedere tutti i nomi. Quindi, per esempio, Aberfield, Avalur, Adnoc, Amber. Non chiedetevi come si pronunciano, non lo so. Allora, cosa possiamo notare intanto? Se proprio andiamo a guardare il CSV, vediamo che tutti i numeri che rappresentano le qualità sono dei numeri che vanno da 0 a 4, forse 5, no, 4, questo era 4. E inoltre sono tutti numeri interi. Quindi, Scusate, carico. Ok, ogni volta è una rottura quando compare la barra lato, perché devo poi scrollare. Allora, possiamo intanto vedere una cosa molto interessante, ovvero che già da qui possiamo vedere a intuito, a occhio, che la proprietà tobacco è rarissima e ce l'ha soltanto Kaolila, Sinedish, Cliedish, non so come si conosce, non ci provo nemmeno. Alcune proprietà invece sono molto comuni, per esempio la proprietà Body, consistenza molto comune. Quindi la prima cosa che ci potremmo chiedere è, ok, quanto è comune una certa proprietà per ogni field. Allora, spostiamo questo qua,
questo lo tengo qui. Allora, intanto riapriamo Spark Shell. Quando apriamo Spark Shell, cosa molto importante, Spark ci dà già due variabili di default, che sono SC e Spark. Spark è una Spark Session, mentre SC è uno Spark Context. Chiudo il composto, insomma, che si legge meglio. Il che significa che per leggere, per esempio, per leggere un file, dobbiamo fare spark.read. Per esempio, csv e voilà, avremo in teoria letto il file. Ops, il file non esiste, perché non esiste? withskiss.txt. No? Scusate. Come è imbarazzante. withskiss.txt. Scusate. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Proviamo a fare df.show. Ok. Allora, df.show mostra le prime 20 righe. Possiamo vedere che c'è... possiamo leggere tranquillamente i dati, ma abbiamo un problema. Anzi, due problemi. In primo luogo, pensa che la prima riga sia una riga di stringhe, ma in realtà non è una riga di stringhe, è una riga, dovrebbero essere gli attributi di base delle colonne, dovrebbero essere i nomi delle colonne. Quindi per risolvere, punto option true, che non se mi ricordo bene la sintassi, vediamo un po', sembra che abbia funzionato, quindi head. Ok, già ci dice che il primo campo non è più prova di distillery, ma è 01 Aberfly, quindi vediamo un po' tutto show per essere completamente sicuri. E sì, è così. Columns, sì, df.columns è proprio un array di quello che ci aspetteremo. Ci aspetteremmo. Ora, vediamo schema. Vediamo schema. Allora, lo schema è molto interessante perché ci dice intanto come, cosa pensa che sia scala ogni roba. Quindi scala pensa che, per esempio, ogni riga, scusate, ogni colonna sia una stringa. E questo è perfettamente ragionevole perché se noi andiamo a guardare il file ci accorgiamo che c'erano degli spazi tra i numeri, quindi magari pensa che questo non è 2 ma è spazio 2. E quindi spazio 2 deve essere una stringa, non può essere un intero. Allora, come avviamo? Allora, per avviare dovremmo fare un cast, quindi per esempio prendiamo df.col distillery e prende il primo prende il campo di stile, riprova a vedere che cosa succede quando provo a convertirla in intero. Ovviamente non si può fare, quindi prima altra colonna, quindi Bobby. Ok, df.select. Ok, vediamo che succede, che ce lo produziamo e voilà, abbiamo ottenuto un array di sottoarray, diciamo così. In realtà non sono sottoarray, è semplicemente il modo in cui Spark ci mostra le righe, e secondo Spark ogni riga è una tupla o un sottoarray, in realtà è una tupla, e quindi per esempio dice questo è l'elemento 2, questo è l'elemento 3, questo è l'elemento 1, effettivamente coincide 2, 3, 1, 4, 2, 15. Ok, adesso proviamo a fare un po' di operazioni, quindi proviamo di vedere quali sono. Tanto per eleganza possiamo fare un alias, quindi per dire body, lo vogliamo chiamare body int, in modo che
non vada a clashare con body originale. C'è un modo anche per truppare le colonne, ma in questo momento non ci interessa. Quindi select body int maggiore di 2. Upsi, che problema c'è? Possibile risolvere body int maggiore di 2 giving inputs body int columns? Secondo me perché stai cercando di fare la query sul data frame vecchio. Body int maggiore di 2. Perfetto, andare, va, per fare un collect, e infatti riusciamo a fare un collect. Molto bene, quindi per esempio ci chiediamo quali sono i campi che hanno un body maggiore di 2, una consistenza maggiore di 2, e abbiamo questi risultati. Adesso magari non ci interessa sapere soltanto i body, ma vogliamo anche sapere per esempio a quali distillerie corrispondono, quindi passiamo un array yes.col, mettiamo distillery, scusate, ok, mia colpa, non c'è bisogno di passare un array, ci basta semplicemente passare gli elementi, chissà. Ecco qua. Ok, adesso abbiamo dei dati un po' più leggibili. Anzi, invece di fare collect, faccio un show, così abbiamo molto, molto più leggibili. Mi seguite? Enrico? Che sono un po'... Enrico, ci senti? Scusate un attimo, minuto, una cosa. Ok, scusa, purtroppo riesco a sentire soltanto l'audio della live. Ok, bene, possiamo andare avanti? Ok, scusate, mi sono distratto perché sentivo l'eco, quindi adesso non si dovrebbe più sentire. Allora, ma Enrico, ci senti? Ci senti? Quindi abbiamo collezionato tutte le collezioni di distillerie, guardiamo body, proviamo a vedere che cosa succede con body int maggiore di 2, però questo ovviamente non è data exploration, è soltanto per mostrarvi direttamente che cosa significa lavorare con Spark. Allora, ovviamente vogliamo vedere l'average, quindi mettiamo vediamo un po', no, vince average, no, vabbè, non è un problema. Mi pareva ci fosse un metodo average per il data frame, magari soltanto per il dataset. Average data frame. Scusate. Ma no, per qualche motivo non riesco a sentire da qui. Pronto? Scusate. Ci senti, Enrico? Enrico? Non so perché.
Enrico, ok, risolto. Pronto, mi senti? Sì. Ah, ok, meno male. No, perché... Scusate, è che purtroppo ogni volta che ogni tot Brave cambia il sync dell'audio dalle cuffie al monitor ed è una rottura ogni volta. Ma ok, senti, ti volevo chiedere per la, diciamo, per la simulazione qui, a che punto sei, se posso chiedere, perché siamo andati lunghi. Siamo... Ah sì, scusate, praticamente abbiamo finito, volevo soltanto vedere come si calcolava l'average, e volevo mostrare giusto un paio di cose riguardo ai whisky e poi abbiamo finito. Va bene. Siamo proprio alla fine. Va bene. Ok, sì, era VG, però era l'intendo in select, quindi... Select APC di body int, vediamo un po', un DSL, quindi perché non va? Forse perché devo importare import spar int SQL int functions. Ok, adesso mi apri giù. Oh, che bello. Oh, che bello. Adesso abbiamo... adesso noi abbiamo la media del body. E quindi adesso se io volessi cambiare, per esempio, potrei cambiare body con tobacco, mettiamo... chiamiamo tobacco int, quindi tobacco int, e vediamo che la media è molto più vicina a zero, quindi da questo possiamo dire che quasi nessuno di whisky sa di tabacco, ma generalmente i medi whisky hanno proprio questa consistenza body. Quindi adesso noi abbiamo calcolato l'average, però magari potremmo calcolare la STD. Vediamo se c'è la variance. Ok, abbiamo variance, non abbiamo estiti ma abbiamo variance. Ok, quindi abbiamo per esempio il tabacco la deviazione standard, scusate, una variance che è quadrato alla deviazione standard 10, quindi vuol dire che soltanto pochi hanno un indice di tabacco di 10 che coincide con quello che avevamo visto all'inizio. Adesso vediamo domanda. Quale di questi potrebbe ad esempio avere un indice di tabacco più vicino a 1? Quindi adesso quindi magari non so, select, e quindi cosa facciamo? Facciamo una differenza tobacco int meno 1, magari facciamo un pau, come si funziona? Che non risolto tobacco int meno 1, ok. No, forse ci devi scrivere call intorno a tobacco int, se no lo considera come una stringa costante. Possibile, anzi probabile. Aspetta, senza df davanti dovrebbe essere. Solo call. Infatti così. Grazie. Allora, una volta fatto questo... Allora, facciamo un group by. Anzi, non facciamo questo group by. Semplicemente selezioniamo per distillery. Anzi. Tobacco int, virgola, call distillery. Ok. Ciò per rendere più leggibile. Ops, scusate. Allora, ecco qua, quindi
dovrebbero essere questi. A questo punto facciamo punto sorted. Punto sort e type. No, mi sa che devi usare sort by e indicare il campo. Vieni un po'. Se ce l'abbiamo sort. Ok, sort pacco int. Sì, scusate, questo alias if, quindi questo lo chiamiamo differenza. Sort if. Ok. Giusto. Qual era l'altro? Com'era? Int ordering punto int punto diverso. No. Qual è l'argomento che prende? Scusate. No, provo a sort, però mettici virgola false come secondo argomento. Adesso sì, sto usando sort con un argomento solo. Provo ad aggiungerci virgola false dopo. Mannaggia, ho perso la sessione. Vabbè, si è chiusa la scena. Vabbè, vabbè. Read, vabbè, non è un problema. Comunque Enrico, se la... Vabbè, penso che possa bastare questo come... Sì, comunque se vogliamo anche approfondire, nulla ci vieta di fare altre puntate, altre, diciamo, un approfondimento in una seconda, in un secondo momento, ok? Mm-hmm. Sì, secondo me, visto pure il tema interessante, soprattutto questa seconda parte molto pratica, direi Ezio, risendi Enrico, pure tu Vitali, se mai organizziamo, sì, pure una seconda parte. Assolutamente, certo. Sì, assolutamente sì, anche perché è tardissimo, allora dobbiamo chiudere. Facciamo così, facciamo al volissimo il quiz finale? Sì. Ok, ok, allora, okay, allora che fa? Io rimango su questa finestra o apro? Sì, e ora, penso che ci metta Enzo. Sì, tolgo al volo. Rimaniamo noi, vado a caricare il quiz, ritrovo la finestra perché nel frattempo me la sono persa, attimo di pazienza. Allora, 5 domande, faccio subito il riassuntino. 5 domande, vince chi risponde, prima di tutto ha più domande esatte, in secondo luogo chi risponde prima. Il prima possibile, ok. Vi metto il link velocissimo. Vediamo che intanto, così, collegatevi. Mi raccomando, Enrico, tu non puoi partecipare, ok? Mm-hmm. No, è una battuta. Che peccato. Allora, potete collegarvi. Io nel frattempo vi proietto pure lo schermo, quindi. No, era troppo bello, Enrico, prima quando c'era questo lag, c'era Ezio che ti chiedeva. Ci senti in maniera esponenziale, siamo arrivati alla fine dei tempi, perché se ogni volta, capito, si allungava il ritardo. Allora, stiamo prendendo un po' di tempo in realtà per fare, sì. I nostri amici sono sempre molto timidi, allora, mi raccomando, potete mettere un qualsiasi nome di fantasia, sì. Poi vi chiederò di mandare lo screenshot della posizione, ok? Quindi non fate timidi. I premi sono dei gadget offerti alla società Turing, di cui faccio parte. Dei piccoli gadget sono delle penne USB da 64 giga e da 32 gigabyte. Logicamente piene di dati dell'azienda, quindi potete rubare tutti i segreti industriali. Anzi, ci sarà un dump di tutto il sito di Communities Bay, ecco. più tutta una serie di dataset frame. Nel frattempo, guarda, lo sto producendo ogni notte, quindi ne approfitto e dico seguitelo, sto in continuo delivery tutte le notti, quando posso e non mi addormento sulla scrivania, rilascio una funzionalità, lo regalo a tutti open source, poi fatti in Symfony PHP, se vi piace, Enrico immagino che sarà il primo a scaricarlo. Comunque, avevamo una domanda di Vitali che era... Ah, sì. Sì, dai, così sì, aspettiamo che qualcun altro si aggiunga. No, scusate, ho sbagliato. Sì, te la faccio al volo.
ora arriva, vai. Arriva. Ma tu fagliela già, intanto la proietto pure, vai. Sì, ecco, la domanda mia era per chi fosse affascinato da questo mondo, qual è il percorso di formazione e consigli? Allora, io posso parlare del mio. Il mio è stato molto sui generis, perché sono partito con informatica teorica, poi ho fatto una pausa in cyber security, poi sono arrivato a data science. Allora, penso che la cosa più importante sia quella di sapersi cimentare in più cose al tempo stesso, perché come ho detto prima, una delle feature chiave del data scientist non è quella di saper programmare bene in un linguaggio di programmazione, ma saper fare un po' di tutto. Per esempio, nel caso concreto, io vengo da tanti anni in Python, ho passato tanto tempo a scrivere in Python, ho passato tanto tempo a fare NumPy, Pandas e così via. Adesso continuo a scrivere tanto in Python, però ogni tanto mettiamo, utilizzo anche un po' di Spark. Quest'estate effettivamente è stata la mia vera introduzione a Spark, perché stavo lavorando su una logic graph abbastanza grande e c'era appunto proprio il problema di distribuzione dei dati, che erano abbastanza grandi, ci devono stare da qualche parte. Quindi per risponderti, basta che ti ci metti qualcosa, basta che risolvi un problema, ecco. Prendi invece più un problema da, mettiamo, Calcul o uno di questi siti proprio di competizione su data science, vedi cosa comporta. Quindi per esempio si tratta di trovare il miglior vino che all'utente piace, si tratta di, non so, trovare quale di queste foto contiene una cellula cancerogena, quello che vuoi. Questo alla fine è il modo migliore per imparare data science, proprio risolvere problemi. Allora, grazie mille Enrico, io vado subito, ce le leggi tu le domande, allora iniziamo, vai. Sì. Vai pure tu Enrico. Ok, nell'API Spark 2.0 un database coronare si rappresenta con RDD, stream, data frame o UDF? Allora, aspetto che finisca il timer, giusto? Sì, sì. Sì, sì, 3, 2, 1, e ora usciamo, vediamo come hanno risposto. Vediamo. Bravissimi, oh. Mi spiace. Hanno sbagliato tutti. Mi spiace la risposta sbagliata. Come ho detto, stream non è una proprietà di Spark, non è un elemento di Spark. Gli RDD sono la versione stream di Spark. I data frame sono la versione colonnare. Come ho detto prima, immaginate di avere tanti RDD, uno per ogni colonna. L'idea di base è questa. L'UDF è una funzione che si applica per ogni record di un data frame. Ok, prossima domanda. Veloce, siamo allora, in tardissimo. Di cosa non si occupano data scientist? Ottimizzare i pipeline, visualizzare i risultati o data mining? A trabocchetto, occhio. Mi spiace. Data mining non si occupa. Incredibilmente, un data scientist non si occupa di data mining. Si può occupare di utilizzare pipeline. Visualizzare i risultati è la cosa più importante, come ho detto tante volte. Se non sapete visualizzare i risultati, non avete concluso nulla, fidatevi. Data mining, perché paradossalmente noi siamo quelli che guardano i dati, non siamo quelli che li generano. Okay. Perché magari non possiamo generare i dati, che sono processi imprescrutabili, non lo sappiamo. Quali sono i principi base della stream API? Late evaluation e riordinamento di istruzioni, strict evaluation e serializzazione dei dati, variante imperativa di MapReduce. C'è anche qualcuno che non ha risposto, se sarà scollegato morto. Si è spaventato, è stato cattivo. Chi ha vinto? Allora, ok, un terzo l'ha fatto giusta. Dai,
Lazy language di allineamento delle istruzioni. Corretto. Quando vi lanciate un job spark, cosa bisogna evitare? Costrutti funzionali, costrutti imperativi e papillari nelle istruzioni. Questa è la prima. Vediamo un po'. E la sbaglieranno tutti? Vediamo un po'. E invece è corretta. Ok. Dai. Bravi. Ormai bravi. Tutto funziona. Siamo all'ultima. Siamo alla classifica intermedia, vai. Classifica intermedia, Luca. Possono vincere ancora tutti, eh. Quindi pronti, partenza, via. Via. Quale tra queste non è una proprietà fondamentale del pipeline? Determinismo, bassa complessità o componibilità? No. Su questo è traballato pure Enrico quando l'abbiamo preparato, è giusto Enrico? Vero. Infatti poi ho dovuto modificare le slide per renderlo più chiaro. Bravi, dai. Dai. Grandi. Ce l'ho fatta. Allora, sei pronto a decretare il vincitore? Vai. Luca T. Oh, quanti erano i premi, Ezio? Ma che Mattia, ce due. Fatta, dai. Primo e secondo posto. Luca, una penna da 64 giga, Mattia una da 32. Enzo, esatto. Sì, una velocissima. Andate a questo indirizzo email, uno screenshot con la schermata primo Luca e secondo Mattia, ok? Mi raccomando, Mike, non mandare la photoshoppata, ok? Che mi ricordi i nomi di chi ha vinto. Vabbè, scherzo, è una battuta. Ormai qui, caro Enrico, siamo una community perché ci conosciamo tutti. Facciamo un evento al giorno, ma ci sono persone che se li fanno tutti, quindi alla fine ci conosciamo e ci salutiamo ogni volta. Allora, grazie mille, da parte mia veramente grazie Enrico, interessante secondo me, però ci sarebbe spazio almeno per fare un meetup al mese, perché sì, c'è tanta roba. Io dico pure, abbiamo i tempi stretti perché siamo andati lunghi e per tutta la pure io devo chiudere assolutamente, però argomento interessante, c'è tanta carne al diciamo, si sono aperte un sacco di lucette, secondo me converrà fare magari pure una seconda puntata se tu sei interessato. Assolutamente. No, niente, si stava al focus. Oh, adesso sono in focus, finalmente. Scusate. Sì, va bene, alla fine, secondo me, io avevo proposto all'inizio a Innocenza e Vitali un paio di topic, cos'erano machine learning applicato, oppure anche probabilistic programming nel caso volessimo. Ovviamente dipende molto dall'audience, perché possiamo fare un sorteggio, non so. Ma anche Luca ci dice, poi alla fine noi ne facciamo anche tanti, quindi volendo nel tempo si può proporre, cioè si possono fare tutte e due, perché dover fare una scelta assolutamente ancora senza obbligarti a stare con noi tutti i giorni, però possiamo assolutamente programmare, giusto Ezio? Sì, assolutamente, io sono favorevolissimo. Vitali, tu che dici? Sì. Approfondiremo, nel mondo data science lo approfondiremo. Secondo me ci sta pure un tema, ma lo dico, non voglio aprire parentesi eccetera, che è data science nel mondo del lavoro, come sono le figure, diciamo, e quali sono dei falsi miti magari di posizioni lavorative, diciamo, un po' un aspetto lavoristico che ho osservato, quali sono magari delle posizioni che sono ovviamente proposte per data scientist quando in realtà sono fondamentalmente, c'è tanta fuffa perché molti sono, diciamo, semplicemente lavori di sviluppo software, mentre invece tramutati in qualcosa che è più vendibile, mettiamolo in questi termini. Invece bisogna chiarire bene cos'è un lavoro da data scientist. E io aggiungo pure data scientist all'estero, ok, visto? Così ci racconti, sì, Enrico. Ok. Va bene. Assolutamente, dai. Da parte mia, grazie a Ezio e Vitali della community, grazie Enrico per questa serata. Enrico, e grazie comunque Enrico, grazie a coloro che hanno partecipato. Figuratevi. Va bene. Luca dice argomento molto interessante, infatti sottolineiamo proprio quello che dice lui. È vero. No, io sono affezionato agli ultimi posti, dice Mike. E beh, Mike, piano piano dovrai vincere. Vabbè ragazzi, allora dico saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo meetup del Code Garden, va bene? Buona serata a tutti. Ciao. Alla prossima. Buona serata, alla prossima.